Sabato 2 marzo alle ore 16.30 presso la sede dell'Ordine dei giornalisti della Puglia di Bari, incontro con Enzo Iacopino, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti italiani. Si è discusso del futuro della professione e delle novità in materia disciplinare di formazione continua introdotte dalla riforma. Tra gli argomenti oggetto dell'incontro, il precariato e le nuove prospettive aperte dalla legge sull'equo compenso e della Carta di Firenze. Ha partecipato inoltre Paolo Alaforgia, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia e consiglieri regionali e nazionali dell'Ordine. Grande l'interesse della categoria e forte presenza di giornalisti. Si è anche argomentato sull'attacco alla stampa che il Movimento 5 Stelle ha inserito nel proprio programma. Il presidente Iacopino ha ricordato che simili attacchi rischiano, senza volerlo, di provocare episodi di violenza da parte di qualche malintenzionato e noi aggiungiamo che è necessario respingere al mittente quella che sembra una vera e propria provocazione rivolta ad una categoria che, specie in questo momento, vede al suo interno molti giovani giornalisti. La maggior parte donne, che vivono una condizione di schiavitù sotto le griffe dei editori senza scrupoli, che violano costantemente le più elementari norme sul diritto al lavoro. Al nostro microfono il presidente dell'Ordine dei giornalisti Enzo Iacopino e la pubblicista Ilaria Lia, Informazione Precaria Salentina. Sarebbe possibile lavorare per una formazione a costi accessibili vista la crisi in atto? Beh, non solo deve essere possibile, ma insomma francamente risponde ad un'esigenza dettata dalla legge e a un dovere morale che noi dobbiamo avere, perché dei giornalisti che siano adeguatamente formati sono sicuramente una risposta migliore per i cittadini. Un commento agli attacchi per i giornalisti? Beh, francamente non mi sorprende, ci sono sempre stati. Certo, la violenza di queste ultime settimane non ha tanti precedenti. Io ho una forte preoccupazione che ho manifestato e che parole così dure, soprattutto da parte di Beppe Grillo, possono armare la mano malata di qualche mente debole e poi ci ritroveremo tutti a piangere sulle conseguenze di una predicazione che certamente non può volere atti di violenza, ma che rischia di provocarli. La legge sull'equo compenso, come pensa che finirà? Beh, la legge è legge. Io sono fortemente preoccupato dalla volontà del governo da una parte, quello che c'è, sia pure per l'ordinaria amministrazione, e della FIEG di affrontare realmente, con sano realismo, anche da parte nostra, i problemi della professione. Ci sono troppi colleghi che vivono in condizioni di miseria per poter garantire ai cittadini un'informazione corretta ed è una cosa della quale dobbiamo tutti insieme farci carico. Grazie Presidente. Esperienza formazione precaria in Salento, cosa hai da dire a Grillo? Che Grillo dovrebbe interessarsi, dovrebbe considerare l'esperienza e la vita di tanti giornalisti precari, di tanti giornalisti che purtroppo per amore del proprio lavoro devono lavorare in condizioni misere, con stipendi ridotti, come ha detto il Presidente dell'Ordine, anche con un articolo pagato anche con miseri centesimi. Purtroppo la difficoltà della stampa è sotto gli occhi di tutti.